Benvenuti alla settima edizione del telegiornale di Argenta. In seguito ad una notizia sulla presunta crisi economica della cooperativa agricola Sorgeva, abbiamo intervistato l'amministratore delegato Giuseppe Bolognesi per illustrarci la situazione. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. Parlare di crisi forse è eccessivo. La cooperativa ha una situazione finanziaria decisamente pesante, nel senso che ha un indebitamento oneroso. La fortuna della cooperativa è di avere un consistente patrimonio che è di gran lunga superiore come valore a quello dei propri debiti. I soci hanno approvato nel novembre scorso un piano di risanamento per poter praticamente azzerare l'indebitamento oneroso. Il nostro piano prevede un rientro di 38 milioni di euro, siamo già arrivati a oltre 25 milioni, però stiamo parlando di un piano a medio termine, quindi 2010. Presso il piazzale della chiesa di Boccaleone sono stati rinvenuti i resti di un'antica chiesa. Abbiamo intervistato Chiara Guarnieri dei Beni Culturali di Ferrara. Il servizio è di Giacomo Bolognesi, Francesco Chiari e Andrea Trevisani. Siamo di fronte, diciamo, ad una situazione probabilmente molto più antica di quella che noi non pensavamo, e in un'area che è stata, diciamo, martoriata dal punto di vista della memoria storica, perché appunto con i bombardamenti e poi con la ricostruzione c'è stata una cancellazione. Il paradosso è che questa chiesa è stata abbattuta nel 1954. È uno scavo che permetterà anche, diciamo, di collocare spazialmente, anche dal punto di vista architettonico, la struttura della chiesa rispetto a tutto ciò che c'era intorno, perché c'era una canonica, perché c'erano altre strutture che chiudevano, diciamo, questo spazio abitato. In una provincia e soprattutto nel comune di Argenta, che è stato così segnato dalla guerra e dalla distruzione, una cosa di questo tipo a mio avviso ha un valore ancora maggiore rispetto ad altre aree dove la memoria è anche visibile. Voi avete poche cose che sono rimaste e quindi forse questo attaccamento al passato va in qualche modo, diciamo, supportato, perché è un modo appunto di recuperare quello che è stato tolto, insomma. Quindi credo che abbia un valore in più. Presso il Museo delle Valli di Campotto si è tenuto il giorno 24 febbraio il convegno Mappe di Comunità per la ricostruzione storica delle Valli di Campotto. Il servizio di Giacomo Bolognesi e Francesco Chiari. Questa ricerca, diciamo così, della storia del luogo, dei racconti della gente, deve essere fatta dalla gente. Poi come verrà utilizzato questo materiale lo deciderà la gente stessa, anche in relazione ai finanziamenti che riusciremo a trovare con la provincia di Ferrara. Però fino ad ora è un progetto, proprio perché fatto dalla gente, che non è costato tanto. Ovviamente si vedranno gli sviluppi futuri, ecco, qui c'è chi parlava di fare una mostra, c'è chi parlava di fare una piccola pubblicazione. Poi, una volta che viene fuori anche dalla gente, è tutto materiale che noi sottoperremo alle giovani generazioni, alle scuole. Le scuole sono abituate a venire qui per conoscere la storia importante. Quella della gente probabilmente manca alle giovani generazioni, e conoscerla serve anche a loro pensare al futuro in un'altra prospettiva, riprogettare il luogo tenendo conto del passato e progettare il luogo per il loro futuro rispettando anche il passato. Come ogni anno si è tenuta l'antica tradizione dei lumi di marzo. Ci siamo recati presso l'agriturismo Bassara per documentare l'evento. Il servizio è di Andrea Trevisani. L'Oma Mers, come dire, sta per lumi di marzo. E era una tradizione che si celebrava in tutta la Romagna sul finire dell'inverno, precisamente negli ultimi giorni di febbraio, primi di marzo. Si accendevano dei fuochi nelle aie, si ballava e si cantava, questo per in un qualche modo festeggiare l'inverno che se ne sta andando, perché appunto da qui a poco esploderà la primavera e l'estate. E questo veniva fatto proprio come auspicio, insomma, per buon auspicio per l'annata agraria che deve arrivare, insomma.
Presso il Museo delle Valli di Campotto sono stati avvistati due esemplari di aquila di mare, il servizio di Giacomo Bolognesi. L'aquila di mare è un rapace e normalmente non vive in Italia. E per darvi un'idea, l'aquila di mare è il simbolo che trovate nella bandiera americana. Quella americana ha la testa bianca, mentre invece l'aquila di mare europea non ha la testa bianca, ma si riconosce facilmente perché ha invece il sottocoda bianco. È una specie molto, appunto, ormai rara in Italia e è un rapace molto grande, ha un'apertura alare di 2,40 m, quindi è decisamente notevole. Normalmente si trova nelle zone nord-est Europa, raramente appunto arriva in Italia a svernare, e in questo caso abbiamo appunto questi due esemplari avvistati qui da noi, e un'occasione estremamente rara appunto per il nostro territorio. Dal 9 al 24 febbraio presso il Centro Culturale Il Mercato si è tenuta la mostra fotografica dedicata a Dario Bervellieri, il servizio di Giacomo Bolognesi. Abbiamo risposto all'invito del Comune di Argenta di ripresentare la mostra di Dario Bervellieri, che era già stata esposta a Ferrara nel 2005, e abbiamo colto l'invito e deciso di ampliare la mostra proponendo altri scatti che non erano rientrati la prima volta. E siamo molto soddisfatti dell'allestimento perché abbiamo visto che il Comune ha veramente colto gli aspetti fondamentali dell'opera di Dario. L'associazione è nata quindi per promuovere il lavoro di Dario, ma quello che ci interessa fare, abbiamo anche già organizzato altre cose in collaborazione con altre associazioni e speriamo di fare altre manifestazioni chiaramente legate sempre al mondo dell'arte fotografica. Come ogni mese siamo scesi per le vie del paese per sentire il punto di vista degli argentani. Questo mese abbiamo chiesto quanto è aumentato il prezzo dei beni di prima necessità. Il servizio di Annika Conficconi. Ciao, siamo ora all'esterno di un grande centro commerciale di Argenta. Andiamo a sentire il parere della gente riguardo all'aumento dei prezzi di alcuni beni di prima necessità. Lei ha notato un aumento dei prezzi in questi ultimi tempi? Sì, parecchie. E su quali prodotti? Praticamente generi alimentari, pane, latte, frutta e verdura. E secondo lei cosa è dovuto questo aumento? Ah, beh, l'inflazione, praticamente aumenta tutto all'infuori dello stipendio. Lo stipendio rimane quello dal 2000, è rimasto così dal 2001. E secondo lei cosa è dovuto questo aumento? Ci dicono perché è aumentato il petrolio e tutto il resto, però non so se è veramente così. Poi naturalmente per la verdura c'è la solita storia, ci sono troppi passaggi, quindi ben venga il discorso di comprare, fare una filiera più corta. Il latte, la pasta sono i prodotti che diciamo variano più spesso. Secondo lei cosa è dovuto questo aumento dei prezzi? Soprattutto l'euro. All'inizio ci hanno sbandellato quest'euro, però non è che abbiano fatto dei controlli, li vogliono fare poi adesso che ormai è già fatta. Nel corso della sua tournée europea, lo spettacolo Le magie del Moulin Rouge è arrivato anche ad Argenta, dove ha fatto segnare il tutto esaurito al Teatro dei Fluttuanti. Il servizio di Andrea Trevisani. Mi sono emozionata, è una bella parte romantica e di una donna fragile, nello stesso tempo non può permettersi di tirare fuori troppo le sue fragilità perché lo spettacolo deve andare avanti, c'è anche questa canzone famosa dei Queen, The Show Must Go On, quindi nonostante la sua malattia eccetera e questo amore che la fa soffrire si va avanti e va in scena e fa la star del locale, è comunque un bel ruolo, mi è piaciuto. Fantastico, cioè caloroso, un pubblico attento, un pubblico che ha seguito dall'inizio, ci ha dato molta fiducia e visto i risultati spero che non li abbiamo delusi, perché ogni volta quando entri su un palcoscenico giustamente non hai paura perché ogni sera ti confronti con un pubblico nuovo, poi passa tutto. Già dal primo minuto l'abbiamo sentito accanto a noi e sono molto felice. Roberto Fusi ci ha aperto le porte della sua tappezzeria, il servizio di Francesco Chiari. Sono Fusi Roberto, della tappezzeria Fusi Roberto e CSNC. Iniziato da bambino come apprendista, come artigiano, iniziato nel 64. Il nostro lavoro consiste nel fare tende da interno e da esterno e poltrone e divani. È un mestiere che sta scarseggiando in nuovi apprendisti perché non ce ne sono più e quindi finita la nostra generazione molto probabilmente andrà a scomparire. Penso che se non
ci si dà una mossa a poter avviare anche dei giovani a fare questo lavoro qui, poi sarà un mestiere che va a finire. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione.